Anche il ghiacciaio dello Stelvio, che arriva fino a 3.450 metri del Monte Cristallo, non vive un'estate facile. Gli impianti però sono tutti aperti, come ci spiega Umberto Capitani, direttore di SIFAS, la società che appunto gestisce gli impianti di risalita sullo Stelvio. Ci colleghiamo con Umberto Capitani, direttore della SIFAS, società che gestisce gli impianti di risalita sullo Stelvio. Capitani, com'è la situazione? Come siete messi? Com'è il ghiacciaio? Buongiorno a tutti innanzitutto. La situazione non è delle migliori, ma non è nemmeno drammatica. In questo momento la situazione negli ultimi giorni è migliorata perché c'è meno umidità qua sopra. Il problema che abbiamo avuto nel mese di giugno è stata quella di avere forte umidità fino a quote altissime e lo zero termico che andava oltre i 4.000 metri. Come siete messi con gli ospiti quest'anno? Quanti ospiti avete? Gli ospiti ci stanno dando una mano perché abbiamo abbastanza persone e anche oggi in ghiacciaio c'è circa 700 persone, una media di 500-600 persone al giorno, che è la nostra media. Siamo in media con gli altri anni. Ci sta ripagando il lavoro fatto negli ultimi anni. Abbiamo ospiti da tutta Europa e anche oltreoceano. In questo momento abbiamo parecchi francesi, italiani su tutti, cecoslovacchi, polacchi, diverse nazionalità che sono in allenamento qua da noi. Ecco, ultima cosa Capitani, poi lasciamo il suo lavoro che la sappiamo sempre particolarmente impegnato al mattino. La tragedia della Marmolada purtroppo ci riporta d'attualità il tema del riscaldamento globale. Ecco, lei cosa ne pensa? Sicuramente da fare una riflessione, non bisogna, cioè, è drammatico ciò che è capitato. Bisogna fare una riflessione, però adesso non possiamo chiudere tutte le montagne, bisogna vivere, convivere con i cambiamenti climatici come è sempre stato nel passato. Io sicuramente bisogna imparare a vivere in maniera diversa e organizzare le situazioni in maniera diversa. Perfetto, Umberto Capitani, la ringraziamo per il collegamento, soprattutto la ringraziamo per le bellissime immagini che ci ha regalato questa mattina dello Stelvio. A presto. Grazie a voi, arrivederci di nuovo.